Sono un attimo da voi. Sono un attimo da voi. Allora, ragazzi. Ragazzi, e niente, raga. Sono rimasto senza un bocco, mi tocca prostituirmi. Ok? Mi tocca fare la prostituta stasera. Però sai che faccio? Gliela metto in culo a tutti quanti. Figli su caniglia e puipa. Ragazzi. Ragazzi, lo sapete che il zic è de parola. Non scherzate con il zic tutti quanti. È inutile che fate i criminali, che fate comunque tutti quelli malavitosi, per cambiare solo una cosa, ma potete dire, ma potete solo succare. Ok? Ok? Poi potete dire pure una cosa, sono infame, sono sbirro, tutto quello che volete. Però ricordatevi che il zic, quando si è fatto il carcere... Quando si è fatto il carcere, il zic, se l'è fatto tutto, se l'è fatto. Figli su camiglia e figli buttana, infame se ti piace. 5K, ragazzi, sto scendo, eh. Sto scendo di casa. Sto scendo di casa. Non far cazzate. Amore, ascoltami. Te lo voglio dire adesso, non te lo voglio dire più. Devi stare tranquilla. Insomma. Devi stare serena e tranquilla, ok? Ok? Siamo a 4179. Quindi a 5K spacco tutto, esco da casa, comincio a correre come un matto, non so quello che cazzo combino. Ragazzi, ci arriviamo a 5K? Ci vogliamo arrivare? Ok? Voi lo sapete? Che il zic non scherza! Non scherza affatto! Io una parola acciaio! E le mie tigri non le deludo mai! Perché mi sostengono sempre in qualsiasi momento, ok? Ok? Ne capiamo o ne capiamo? Comunque stiamo arrivando. Stiamo arrivando, sì, sì, stiamo arrivando a 5K. Vabbè, 5K mangio pure la sigaretta. Aspettate un attimo che accendo la sigaretta. Ok? Ok? Aspettate un attimo. Guardate. Tesoro, però ti posso dire una cosa, non ho mai bevuto nel tacco. No. Aspettate, no, vi faccio vedere una cosa, ragazzi. No. Beh, no, no, no. Tesoro, ti posso dire una cosa? Dimmi, amore. Ti posso dire una cosa? Sì. Hai dei piedi fantastici. No, amore. Ma tesoro. No, amore. Tesoro. Guarda che questa sera è pesante perché sono ubriaco. Stasera ti spacco tutta. Questa sera ti spacco a metà. Voglio fare una delle tigri. Chi è il più forte di Instagram Italia? Guardate qua. 50K siamo già a 4000. Oh, 5K esco da casa. Oh, guarda che il zicchio non è che chiacchiera qua. Oh. Oh. Batman. Io questa sera a 5K esco di casa. Vediamo se mi ha mandato la richiesta qualche... Ecco qua, Nico. Vai, Nicuzzo, entra. Nicuzzo, entra. Ti prego, entra, ti prego. Eccolo, eccolo, eccolo. Figlio me lo mecone. Nico, non ti muovere, stai guarda, lì. Guarda, sono entrato per farti arrivare a 5.000 così... Infatti per questo, cioè, ti prego, mi fai arrivare a 5K che voglio uscire di casa. Ti prego. E qua, già ci siamo, dai. Già ci siamo, ah. Eccole, eccole! Ciao, Fabio, ti voglio bene. Aspetta, stai fermo, dov'è che ne stai uscendo, no? È ovvio. No, rimani in linea, ti prego. No, io sono in comunità, fra, qua non posso fare il casino. E se tu te ne esci poi scendiamo, cazzo. Ah, rimane 5.000, dai. Sei sicuro? Sì, aspetta, sì. Voglio dire una cosa davanti a 5.000 persone. Nico, quando mi vuoi bene, sincero? Quando voglio bene, sempre si mette. Davvero? Mi vuoi bene? Lo sai. Sei un pezzo di merda, le cose si dicono in privato, non in diretta. Hai ragione, hai ragione. Hai perfettamente ragione. Ma, è che sono un po'... No, sai cos'è? Che sono un po' brillo stasera, lo sai. Ok? Vai, divertiti. Dai. Ok. Osservami, eh. Ok? Ok. È uscito.
Ragazzi, il zicchi sto scendo. È aperto il cancello? Ok. Sto scendo, ragazzi. Diretto contro il coprifuoco. Ok? Ok. Tesoro, arrivo, eh? Eccomi. Io sono di parola. Sono di parola! E quando dico una cosa la faccio, porca puttana, porca. Ma ti faccio vedere io. Ma ti faccio vedere io. Si è aperto il cancello, figlio. Diciamo? Ok. Diretta contro il coprifuoco a Roma! Porca puttana, porca! Ma chi cazzo comanda qua? Ma cazzo sono gli sbirri? A Roma comanda il tic! Lo faccio per i miei fan, aspetta, aspetta, aspetta un attimo, ok, aspettate un attimo, chi cazzo comanda a Roma, eh? Io la diretta la faccio contro il coprifuoco anche a Roma, eh? Aspetta, aspettate un attimo che vado a comprare un mazzo di rose alla mia ragazza, e ho trovato Kid, scusa, Kidus, amico mio, tu sei l'amico di Kidus. Ragazzi, ho trovato Kidus, ve lo giuro! Saluto i miei fan! Sei Kidus, Kidus, sì! Sì. Dillo, sono Kidus! Kidus. E che mi regala una rosa? Regalami una rosa alla tigre feroce! Una rosa alla tigre feroce! Grazie, amico mio! Che la devo regalare alla mia ragazza che appena arrivo a casa la devo spruzzare! Dammi qua! Bravo, la prossima! Eccomi qua! La diretta del Zic! Contro il coprifuoco! 50k, porca puttana, 5 persone in diretta! Vi sbudello! Vi faccio un bucio di culo quanto una casa! Oh! Fermi! Adesso fermo il pullman! No, qua comando io! A Roma comanda il Zic! Fermo! Prendi sotto? Mi prendi sotto? Ah, chi cazzo mi prende? Sì che è un ferocito duro. Ah, ragazzi, c'è la polizia? Eccola là, eccola là, eccola là. Oh, eccola là, eccola là! Quando se ne scappano sempre! Se ne scappano sempre! Eccolo che scappano anche a Roma! Anche a Roma scappa la polizia! Chi è il più forte, eh? Anche a Roma scappano, porco Giuda! Quando vedono batta, mo' li rincorro! Mo' li rincorro! Mo' li rincorro! Eccoli qua! Mi vogliono fare la multa! Allora, ragazzi, questa diretta è dedicata a voi! Adesso sta avvicinando la pattuglia! Però a me non me ne frega un cazzo, perché sono criminale, non c'ho paura di niente di nessuno! Ok? Buonasera. Buonasera, non la riprendo, tranquillo, sono in diretta. Scusate, raga, che mi hanno già fermato, neanche tempo di fare la diretta. Buonasera. Ma sto a fare una diretta, abito qua vicino, vuoi i documenti? Non ti sto riprendendo, ce l'ho a casa i documenti però, te li devo andare a prendere. Eh? Perché sto a fare una diretta contro il coprifuoco, siccome mi piace prendere le multe, perché le pago sempre. Sì. Non ti sto riprendendo, conosco le regole. Qua, Russo Gaspare. È in Ancona, sono qua in vacanza e vado via domani. Eh sì. 2 giorni. Allora, appunto, sono stato già in carcere 3 anni, vi conosco, tranquillo, sono bravo ragazzo, sto a fare una diretta, faccio divertire i miei fan. Se mi volete fare la multa me la fate, se no vado a casa, mi prendo il documento, non c'è problema. Vado a casa e basta? Ok. Sì, aspetta, ragazzi, scusate un attimo che do i dati e me ne vado. Non lo posso spegnere, appunto, lo sai. Sono in diretta, non posso spegnere te, c'ho 5 minuti. Sono già per terra, guarda, sono qua. È già per terra, guarda. È già per te, non ti sto riprendendo perché conosco le regole, vai tranquillo, sono un influencer. Vai tranquillo, vi do nome e cognome e tutto quanto. E poi me ne vado a casa, dai. Per spaccio e per rissa. Ragazzi, un secondo solo, un secondo solo.
Lo sapete, il zic vi fa sempre contenti. Appunto, sono un attimo qua, eh. Non ti sto riprendendo, vai tranquillo. Vai tranquillo, non ti sto riprendendo. Oh, ragazzi, ascoltate un attimo. La multa non me la fanno perché già gliel'ho detto, assiste. Scusate. Il fiore me l'ha regalato. Non ti sto riprendendo solo a terra, non ti preoccupare. E guarda, è a terra, guarda, è a terra. Qua, va bene così? Ok? Tanto riprende dietro. Ragazzi, mi riprendo da solo, non sta riprendendo solo a me. E ragazzi, sono scesi. Vai tranquillo. No, aspetta, perché te lo devo dare, scusa. No, no, guarda. Vedi? Sta guardando soltanto di qua, appunto. Perché? Perché lo devo appoggiare? Ma scusa. Non potete mettere il telefono in mano perché potrebbe schemeggiare No, la perché guarda, il telefono sta così. Allora, assistente, appunto, posso dirti una cosa? Posso dirti una cosa? Conosco le regole, so, faccio comunque se queste cose. Sono stato 3 anni e mezzo dentro e sono uscito da 1 anno. Lo spaccio è per Issa. No, no, sono in Ancona, sono stato in carcere. Appunto, se lei mi dice di lasciare. Cioè, non è una cosa che posso. Lei mi fa la. Sì, ma infatti conosco le regole. Ti sto dicendo che. Appunto, però lei. Ok, però lei non mi può dire lascia il telefono a terra, capito? Perché è un luogo pubblico. Va bene, guarda, infatti me lo sto. Non posso mettere perché guarda, non ti stanno guardando, guarda, vedi qua, vedi? Mi sto riprendendo da solo. Io non ti sto, io non mi permetto neanche di riprenderti in faccia, ok? Sto riprendendo soltanto a terra, vedi che non succede niente. Aspetta che sposto la mano. Ok, oh ragazzi, comunque mi hanno fermato i carabinieri. Appuntato! Vai tranquillo! So come funziona, non ti preoccupare. No, non ti sto riprendendo. Ah, scusate. Ragazzi, scusate un attimo che la cosa è grave. Allora, appunto, non so, ti posso dire una cosa? Non ti sto riprendendo. Guarda, sono qua. Guarda, no. Vabbè, metto fuori dalla strada, non ti preoccupare. Guarda, sto riprendendo soltanto dall'altra parte, vedi? È soltanto di là. Non mi permettere mai di riprendere, perché cioè, so che non lo posso fare, quindi so cosa vado incontro. Allora, quello che potete fare voi, appuntate, farmi la multa, io la pago e siamo a posto così, me ne vado a casa e vado a dormire. Sono a posto così. Siccome io sono uno che sono influencer e faccio le dirette contro il coprifuoco, è così. Il documento ce l'ho a casa e te lo vado a prendere se vuoi. Abito qua vicino, qua a 2 metri. Eh? Appuntami, vuoi fare pure la multa per la mascherina? Allora, assistente, lei mi può fare tutte le multe che vuole, perché io le pago. Mi sono stellato in mezzo alla Sì, strada perché ma lo sai perché mi sono messa. Lo sai perché. Ok. Ma io lo faccio apposta. Ma io voglio che voi vi fermate. Forse non avete capito. Io voglio che voi vi fermate. No, perché comunque sia, a me mi piace così. Lo so, ma infatti, ma io sto rispettando tutte le. Guarda, che sono in diretta e è tutto registrato, ok? Io sto rispettando tutte le regole delle forze dell'ordine. Lei vuole il documento? Io vado a casa, gli prendo il documento, lei mi fa la multa. Abito? Non è che abito perché non ho la residenza. Qua, a 2 metri. Se mi aspetti qua, ti vado a prendere il documento. Io non scappo, vai tranquillo, non c'è bisogno di scappare. Sono Russo Gaspare, abito in Ancona, non ti posso dire la via perché sono in diretta. Ok? Sono 35 anni, vado a prendere. Non posso. Perché la devo interrompere, scusa? No, appunto. Ti posso dire una cosa? No. No, no, ma io mi sto ripetendo, io la diretta non la posso per legge, devo chiamare l'avvocato mio? Io per legge la diretta non la posso interrompere, per legge, perché io comunque sia sono in loco pubblico, giustamente voi mi dovete fare la multa, ma la diretta proprio non la spengo proprio assolutamente, io. Certo, fatemi la multa, sì, ma io le pago le multe, sai perché? Perché i soldi ce l'ho, non c'ho problemi. Io ti vado a prendere, io, scusate un attimo ragazzi, guarda, ascolta, c'ho un attimo, ho avuto un attimo dei problemi. Appunto, non ti sto riprendendo. Sì, mi sto spostando. Aspetta che parlo con i miei fan. Ragazzi, devo andare a casa più al documento. Mi vogliono fare 400 euro di multa a Roma. Io la pago la multa, non c'ho problemi. Appunto. Ti posso dire una. Non stai a parlare con uno stupido. Perché la galera. No, non ti sto riprendendo. Io la galera me la sono fatta veramente.
Ok? Io ti vado a prendere il documento, mi fate la multa e me ne vado a casa a posto, perché domani mattina c'ho il treno che me ne devo andare in Ancona. Ma per cosa mi arrendo? Appunto, mi sono fatto 5 anni di galera, so come funziona. Lei qua mi può fare soltanto una multa di 450 euro che io vado a pagare domani mattina e basta. Non vi sto riprendendo, se vuoi chiamo il mio avvocato, perché so quello che sto facendo, so quello che faccio, perché sono un influencer. Non vi sto riprendendo, perché è vietato, e non lo sto facendo, vi sto riprendendo solo da solo, vedi? Buonasera comunque. Non so, non sono comunque sia una persona cattiva, sto soltanto... Allora, interrompi con la figlia. Ok, io se vuoi, va bene, sì, ok, abita Ancona, sì, ok, hai perfettamente ragione e il tuo diritto è solo una cosa, mi fai la multa, ok, non ti sto riprendendo infatti assistente, non ti sto riprendendo, allora ragazzi, non sto riprendendo, ragazzi, sono arrivate due pattuglie, ok? Io comunque sia, mi stanno facendo una multa, la diretta non la spengo perché comunque sia, per legge, io chiamo il mio avvocato a Marco Defendini e non la spengo la diretta e lo faccio per i miei fan, sono a Roma, sono in vacanza, faccio la diretta per i miei fan contro il coprifuoco, vado a casa, prendo il documento, mi fanno la multa e non c'è problema, devo andare a prendere il documento? Appunto, guarda, sai dove abito? A 10 metri. Ma se andiamo a prendere il documento? Sì, ce n'amo, non c'è problema. Non c'è problema, ragazzi. E questa sera la multa l'ho presa per voi, va bene? Non c'è problema. Io non so. Non lo sto spegnendo. Perché lo devo spegnere? Allora, assistente, ascolta, sono un influencer professionista, guadagno su Instagram. Lei, io rispetto il vostro lavoro, per carità, io comunque se nella vita ho fatto sempre il delinquente, ok? Ho cambiato vita. Faccio la persona seria. Voi fate il vostro lavoro, io lo rispetto per quello che fa. Però non lo posso spegnere. Ma perché lo devo spegnere? Scusa. E va bene, ma infatti il... Non... Allora, per legge, per... Assiste, per legge, perché quello che sto facendo non è che lo faccio perché sono un coglione. Lo faccio perché so che lo posso fare. Per legge io... ma io guarda, appunto, perché, guarda, non voglio ridicare, se no devo andare a finire in caserma, mi dovete portare in caserma. Perché? Per cosa? Io comunque se vi vado a prendere... Buonasera, innanzitutto buonasera a tutti quanti. Sono una persona pacifica, non voglio litigare con voi. Ma assolutamente sì. No. Ma sì, ma io lo faccio apposta per giocare. Comunque, lo so, ma lo so, avete ragione. Lo so che lavorate, però se volete il documento mio, ce l'ho qua. Però appunto, tre pattuglie di carabinieri per me. Che cazzo è successo? La maglia ce l'ho qua a casa. Ma lo sai perché lo fate? Perché io faccio la diretta con i miei fan, eh? Contro... non vi sto riprendendo a nessuno, ragazzi, comunque ci sono tre pattuglie di carabinieri. No. Certo, no, tre pattuglie. No, io non sto riprendendo nessuno. Il documento c'è? L'hai preso? Dammi il documento. A posto, mi allontano. Allora, la mascherina me la metto. L'hai preso il documento mio? Apposta, dato il documento. Apposta. Mi allontano. Guarda, mi metto. Ma... Appunta. Se io faccio questa cosa qua, è perché so che la posso fare. Non è che la faccio perché sono un coglione. Non sono un coglione. Apposta. Io non vi sto riprendendo. Rispetto le vostre regole, mi fate la multa. E sono a posto così. E mi allontano. Sono qua, guarda. Non è che scappo, perché non c'ho bisogno di scappare. E sono sempre. Ragazzi, allora. Gli agenti fanno il vostro lavoro, giustamente è giusto che fanno il vostro lavoro. Io sono qua, ho fatto la diretta per i miei fan, ok? Ho dato il documento, mi fate la multa, giusto assistente? Mi fate la multa di quattro... mi fanno sia la multa per la mascherina che perché ho fatto la diretta contro il coprifuoco. Per il coprifuoco, mi fanno la multa per... Allora ragazzi, mi fanno la multa contro il coprifuoco, però ricordatevi una cosa, che la multa l'ho presa soltanto per voi, perché il psico quando ci mette la faccia, non è che gioca, non è che fa le fa chiacchiere, le faccio così, ok? Tre pattuglie. Tre pattuglie, ragazzi, tre pattuglie. Anche a Roma comanda il psico, ricordatevelo tutti, voi siete di Roma, ma a Roma comanda il psico. A Roma comanda il psico, guarda qua, tre pattuglie di carabinieri, tre pattuglie. Neguzzo, sia vita mia, male.
Io devo spegnere la diretta. Io devo spegnere la diretta. Oh, raga, io stasera posso andare. Allora, raga, sto a sentire. Volete fare tutti i malandrini? Dico, a me non me ne frega un cazzo di nessuno. Pure a Roma faccio come cazzo mi pare. Fatemi la cazzo di multa, non me ne frega un cazzo. Però ricordatevi una cosa. Che a me, quando devo accontentare le mie tigri feroci del Bengala, non guardo in faccia a nessuno. E guardate questi occhi qua. E non guardo in faccia a nessuno. E ora vi faccio vedere un'altra cosa. Poi vi faccio vedere un'altra cosa. Aspetta un attimo. Poi vi faccio vedere. Guardate là. Oh, tre pattuglie, ragazzi. Tre pattuglie per un ragazzo che alla fine cosa ha fatto? Cioè, io sono dovuto rincorrere i carabinieri. Ma lo sai perché lo faccio? Per fare divertire il mio pubblico. Va tranquilli. Ma che cazzo vuoi che sia? Sono Roma. Appunto. Con tutto il rispetto, il SIC sta anche qua. Non c'è problema. Ragazzi, comunque pure a Roma comando io, ricordatevelo sempre, pure il SIC a Roma comanda. Comanda sempre qua. Una multa, fate la multa, posso andare a casa, sì. Il documento ce l'avete, tutto a posto. Amore, grazie che sei venuta. Oh, devo ringraziare anche questo. Tesoro, ti posso dire una cosa? Ti voglio tanto bene, perché sta ragazza cosa fa? Eh? La rosa, aspetta, appunto, devo prendere la rosa. Sì, no, appunto, non ti preoccupare, appunto, vai tranquillo, non ti sto riprendendo. Posso dare la rosa? Ragazzi, la tipa con cui stasera mi ha ospitato stasera, gli voglio dare una rosa. Appunto, non ti sto riprendendo, eh? Amore, grazie per quello che hai fatto questa sera. Ti voglio tanto bene, un bacino. Ok? Gli ho dato la rosa perché si è comportata bene con me, ed è giusto così. Mo vi dico una cosa, quello che faccio, io lo faccio sempre con il cuore, lo faccio per fare divertire i miei fan, la multa che prendo la faccio per voi, perché so che mi sostenete sempre, so che mi date tanto sostegno, e quello che faccio, lo faccio soltanto per i miei fan, e vi voglio tanto bene, e io non c'ho paura di nessuno, a me, nessuno mi mette i piedi in testa, perché il Zicchio non c'ha paura di nessuno, né il brasiliano, di nessuno proprio, a me mi frega un cazzo proprio di niente, perché io non c'ho un cazzo da perdere. Neguzzo! Mi hanno arrestato, Neguzzo! Minchia, Neguzzo, ne fece la multa di 400 euro! Ragazzi, anche a Roma, il SIC comanda. E c'è poco da fare. Quando attacco la diretta io, silenzio tutti quanti. 50k c'ho. E c'ho 5.000 persone, ho fatto 6.000 persone in diretta. Silenzio tutti quanti, perché vi mette il cazzo in bocca a tutti quanti. Non fate inferocire la tigre, perché può diventare molto cattiva. Ok? Posso sapere un attimo quanto ci vogliamo per fare la multa? Hai ragione. Non posso dire niente. Il tempo che ci vuole. Allora, raga, innanzitutto c'ho il 5%. Mi è rimasto il 5%. Tanto finiamo la batteria ormai. Finiamo la batteria, dai. Ragazzi. Allora. Tra 5 minuti massimo, se rimanete ancora con me, visto che comunque vi ho fatto anche contenti, no? Che anche a Roma ho fatto la diretta. L'ho fatta solo per voi, ragazzi. Perché vi voglio tanto bene, veramente. Guarda, sono ubriaco, ma dico la verità. Mi date un sacco d'affetto, mi sostenete sempre, vi voglio bene, però ricordatevi che il SIC non delude mai, perché il SIC ai suoi fan non li tradisce mai. Mai! E mai lo farà! Io devo chiudere la diretta. Io. Mi fai la multa? La pago la multa. Qual è il problema? Non c'è problema, ragazzi. Non c'è problema. Sono a Roma. Anche a Roma faccio come cazzo mi pare a me. Hai capito? Perché sogno fuori di essa e non me ne frego un cazzo di niente, ricordatevelo sempre. Guarda, tengo il telefono acceso finché che si spegne la diretta, perché mi si sta scaricando. Minchia, quella ragazza comunque è troppo brava. Tre pattuglie di carabinieri per il SIC. Criminalità in assoluta. Stasera voglio salutare solo una persona, voglio dire solo una cosa,
Milo! Lo sai che sta ridendo! Lo so che stai ridendo sotto i baffi, perché ti vedo! Io troppo, siamo ai vita, Nico! In tanti hanno detto, no, perché usi a Nico, perché di qua... Nico è mio fratello, lo sento da un anno su Instagram, lo voglio troppo bene, ci siamo visti perché comunque sia, lui ha capito che persona sono, e basta. Voi siete solo invidiosi, e basta. Nicuzzo, sei un numero uno, c'è poco da fare. Ah, sono qui cercato, mi stanno arrestando. Nicuzzo, mandami una lettera. No, ragazzi. Guarda, mi dispiace pure chiudere la diretta perché tra un po' si sta spegnendo il telefono. Comunque, ragazzi, tre pattuglie. Ve le faccio vedere. Non posso aspettare, ve le faccio vedere meglio. Guardate qua, guardate qua. Tre pattuglie ci sono. Una, due e tre. Aspetta, una, due e tre. Tre pattuglie di carabinieri. Bella, no! Però vi voglio dire una cosa, a Kiddus non l'ho mai trovata ancora stasera, eh? Il SIC quando dice che fa le dirette top senza pietà, perché quando dice che è feroce. La ferocità, ragazzi, la ferocità del SIC non la batte nessuno. Ragazzi, devo chiudere la diretta, c'ho il 3%. Vi dico solo una cosa, sostenete sempre la tigre, perché la tigre è coraggiosa, rispettosa e non c'ha paura di niente, né di galera, né di brasiliano, né di altre persone, perché non voglio far, non gli voglio dare neanche hype, ma sucate e basta. Vi voglio bene.